però in questo momento è rosso. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni. Sabato 5 aprile, presso il circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, è andata in scena la prima prova di Max Trophy, il primo campionato endurance che si disputa con kart Sodi GT Max Sprint, dal potente motore due tempi Rotax Max da 125 cm cubici e capace di 28,5 cavalli di potenza. La giornata è cominciata con la pioggia, che ha messo subito alla prova i piloti degli 11 team intervenuti, sul fondo scivoloso del tracciato ferrarese. Nella puntata di questa settimana, amici di GoKart TV, daremo ampio spazio alle adrenaliniche sfide che i drivers del trofeo Max Trophy hanno saputo regalarci. È ufficialmente partito il campionato Max Trophy 2014, ci troviamo a Pomposa e con Sergio Perrone, appunto, della Far Race, organizzatore di questo bellissimo trofeo. Vogliamo illustrarvi un po' quali sono le caratteristiche, appunto, di questo campionato. Ciao Sergio, finalmente è tutto partito. Sì, finalmente, tanto ciao a tutti. Fortunatamente siamo partiti stamattina, cominciamo con la prima gara, con il primo round qui al circuito di Pomposa, nell'Idrico Macchio. La giornata ci sta abbastanza aiutando, i team sono ben presenti. Adesso vediamo, fra poco cominciamo col briefing e con le warm up. Ecco, tra l'altro una dozzina di team presenti alla prima gara non è niente male, e sei bambini che parteciperanno al campionato dei più piccoli. Certo, siamo contenti come prima gara con un format, con un endurance a due tempi, quindi nuovo per tutti. Quindi siamo tutti qui che aspettiamo e vogliono capire bene come funziona. Siamo contenti comunque per i 12 team, forse arriva anche il 13° a breve. E poi pomeriggio cominciamo con la Junior Cup per i bambini, abbiamo 6 bambini per questo evento e facciamo girare anche loro naturalmente. Ecco, invece per chi volesse iscriversi alle prossime gare, avete un calendario molto, molto, molto vasto, come detto 4 gare, la prossima si terrà il 20 di luglio, giusto? Il 20 luglio la facciamo nella pista azzurra a Jesolo e aspettiamo tutti quanti. Mentre la terza prova? Poi facciamo qua a Steletto di Branduzzo il 14 settembre e poi riveniamo qua per la gran finale il 2 di novembre, sempre qui al circuito di Pomposa. È quasi tutto pronto per l'inizio delle gare, quindi amici di GoKart TV rimanete incollati al televisore che scopriremo insieme chi saranno i vincitori, appunto, di questa prima prova del campionato Max Trophy. Io vi consiglio intanto, per chi fosse interessato a venire alle prossime gare, appunto, Max Trophy, di andare sul sito www.maxtrophy.com. Le prove di qualifica hanno visto i piloti darsi da fare su una pista ancora bagnata. Ad imporsi è stato il team Vado al Max, con un tempo di 1 minuto 8 secondi e 277 millesimi, staccando il team Fanny Formula di 269 millesimi ed il team Need for Speed di 375 millesimi. A seguire l'IRGM, Emilia Racing Team, Mokart Como, Niari Racing Team, Persi Corse, Il Tuo Sogno in Pista, T-Kart e Pomposa Dream Team. Da segnalare il grandissimo equilibrio di prestazioni, che ha visto i primi 6 team racchiusi in meno di un secondo. Prima gara di 3 ore dell'Endurance Cup è cominciata sotto un cielo che andava via via schiarendosi e, mentre la pista si asciugava, è iniziata un'intensa battaglia in tutto lo schieramento, con qualche contatto nelle prime curve. Come sta andando la gara? Dai, abbastanza bene. Adesso ci siamo un attimino fregati con
il pescaggio della benzina, perché probabilmente è un pelino alto e ci siamo trovati fortunatamente alla fine della pista, che cominciava a pescare poco, allora siamo riusciti un attimo a limitare i danni, dai. Bene, dai, noi stiamo andando bene, non ci possiamo lamentare, siamo i primi, quindi se non ci sono problemi la vedo dura per gli altri, dai. La vostra strategia? Ah, non c'è strategia, man mano che arriva giro per giro, dai. Sta andando bene, siamo lì quarti, quinti, peccato che Max era partito primo, era davanti, però stiamo recuperando, siamo lì. Dopo circa 40 minuti il team di RGM ha scalzato dalla testa della corsa il team Miario Racing Team, fissandosi così saldamente davanti a tutti e rimanendovi fino alla fine della corsa, davanti alla compagine del team Fanny Formula, staccata di un giro, e del team Vado al Max. Quarta posizione per la squadra Mokart Como. Poi a seguire troviamo sotto la bandiera a scacchi Miario Racing Team, che sono stati anche gli autori del best lap della corsa, con il tempo di 1 minuto 6 secondi e 955 millesimi. Ragazzi, un tempone! Sesta piazza per Pomposa Dream Team. Poi troviamo Persi Corse, T-Kart, Need for Speed, Il tuo sogno in pista e Miglia Racing Team. Prima di andare a sentire a caldo le interviste realizzate ai vincitori, andiamoci a gustare ora i momenti più esaltanti di questa prima corsa dalla durata di 3 ore e ascoltiamo anche cosa i piloti durante il corso della gara ci hanno raccontato davanti alle nostre telecamere. Carlo, allora com'è andata la prima gara? Molto bene, direi. Ci aspettavamo di fare un risultato un po' più, però dai, alla fine è andato tutto bene. I piloti per fortuna sono stati tutti corretti e niente, dai, divertimento, è andato bene, dai, speriamo per gara 2. Durante questa bellissima giornata fatta di sport, velocità e passione, è andata in scena anche la categoria Junior Cup, indetta ed organizzata sempre dalla Fun Race, che ha visto scendere in pista i piccoli piloti del Max Trophy. Sia le qualifiche che la prefinale e la finale sprint hanno visto prevalere su tutti Tommy Campion, seguito sia in gara 1 che in gara 2 da Matteo Bonato e Matteo Marelli. A completare il gruppo Nicole Ferrato, Fabio Riccadonna e Morgan Guarise. Questi piccolissimi drivers ci hanno regalato delle entusiasmanti sfide. Andiamo ora a vedere come sono andate le cose in pista. Ciao Tommaso e ciao Matteo, oggi cosa avete fatto in gara? Avete fatto la prima e la seconda posizione, siete contenti? Io sì, sì. Molto. Ma mi dicono che siete la coppia Chip e Chop anche nella vita, siete amici? Molto. Sì, molto. Chi è il più bravo dei due? Io. Ma solo perché pesi meno, eh. Welcome to the jungle. Seconda gara dell'Endurance Cup, sempre di 3 ore, è partita con l'ordine di arrivo di gara 1 su una pista ormai asciutta. Un incidente durante la partenza ha reso subito in salita la gara del team T-Kart, mentre nelle prime posizioni il team di RGM creava il vuoto dietro di sé. Ci stiamo avvicinando alla fine della seconda gara, come sta andando? Benino, dai, adesso non so quanto siamo in questo momento, sono appena sceso, però benino. Prima gara abbiamo fatto quarti, adesso puntiamo al podio, vediamo. I tempi si sono abbassati o sono costanti? I tempi della squadra personalmente sono abbassati, sono alzati un pochettino i tempi totali della serata, però va bene. Dante, come sta andando la gara? Ma diciamo che eravamo in testa fino a 3 giri fa, dopo non si sa come mai siamo arrivati per fare il cambio pilota e ci mancava il tappo della benzina.
Allora corri a prenderne un altro di scorta, una roba e l'altra, adesso siamo terzi mi pare, vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosina. La gara è continuata con svariati cambi di leader e, a meno di un'ora dalla fine, sembrava che il meteo stesse per rimescolare nuovamente le carte, quando è ricominciata una leggera pioggia che però, alla fine, non ha impensierito i piloti. Al traguardo si è presentato per primo il team Fanny Formula, seguito dall'Ognari Racing Team ad un giro e di RGM. A seguire abbiamo trovato Mokart Como, Need for Speed, Vado al Max, Pomposa Dream Team, Emilia Racing Team, Persi Corse, Il tuo sogno in pista e T-Kart. Il giro veloce della corsa è stato fatto autografare dal team Vado al Max con un tempo di 1 minuto 7 secondi e 150 millesimi. Un'altra gara sensazionale. Gustiamoci ora, amici di Gokart TV, i momenti più esaltanti. Delle piccole noie nella prima gara, infatti siamo arrivati secondi o terzi, adesso non mi ricordo più, secondi, e invece sulla seconda gara è andato tutto veramente liscio come l'olio e infatti siamo arrivati primi con un abbondante margine su tutti gli altri. E il trofeo è interessante, e i kart sono performanti, quindi molto divertenti per i piloti per girare, e rispetto ai quattro tempi delle endurance a cui siamo abituati noi è tutta un'altra cosa, molto più performanti, velocità più alte e combattimenti molto più aspri. Chiudere la giornata è stata la super finale sprint, dove ogni team ha schierato il proprio pilota più forte in un'ulteriore esaltante gara di 15 giri, mentre Massimiliano Colombo del team Vado al Max e Carlo Alberto Cappello del team di RGM creavano il vuoto dietro a sé, inscenando una rincorsa sul filo del rasoio, nel resto dello schieramento è iniziata una bagarre durata tutta la corsa, esaltando sia i piloti sia gli spettatori. Alla fine di un entusiasmante ed altrettanto corretto duello ha prevalso Colombo su Cappello per 620 millesimi di secondo, mentre il resto del gruppo è stato staccato di oltre 2 secondi. La somma dei punteggi ha visto prevalere il team di RGM sul Fanny Formula e Vado al Max, seguito da Ognari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart. Il best lap è fatto segnare dal team Fanny Formula nel crono di 1 minuto 7 secondi e 374 millesimi. Super finale bellissima, una lotta con Cappello mi sembra, e molto corretta, bellissima, io chiudevo ovunque perché lui forse era qualcosina più veloce di me, alla fine ho vinto perché è arrivato anche un pelo lungo, meglio di così, cosa vuoi fare? Niente. Com'è andata questa giornata? Beh, siamo partiti bene già sul bagnato, avevamo il feeling ideale e poi sull'asciutto abbiamo un pilota che fa veramente la differenza, che è Carlo Alberto, e alla fine abbiamo mantenuto tutti lo stesso passo, così abbiamo portato a casa la vittoria, penso meritata. Raccontateci qualcosa delle due manche che avete vissuto. Ma la prima direi impeccabile, la seconda un po' meno, ma ci siamo andati dentro bene. La Far Race e l'organizzatore del campionato Sergio Perrone desiderano ringraziare tutti i team intervenuti, IRGM, Fanny Formula, Vado al Max, Ognari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart per aver partecipato al primo round di campionato. Marco Bondi del circuito di Pomposa per aver ospitato l'evento, l'insuperabile Dante Kart, Jessica Grassi, responsabile della segreteria, Veronica Generali e Nadia Gelfi.
Marco Sinicio per aver curato la parte mediatica, Riccardo Scarlato e tutto lo staff di GoCar TV, oltre a Luca Alberti per aver messo a disposizione il simulatore di guida. Da sottolineare, inoltre, l'impeccabile lavoro svolto dall'organizzazione e dall'assistenza tecnica, che per tutta la manifestazione si sono prodigati per massimizzare il divertimento di tutti i piloti. L'appuntamento per un'altra esaltante giornata di competizioni è per domenica 20 luglio presso la pista azzurra di Jesolo. Vi aspettiamo www.maxtrofi.com e sei protagonista! Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Con oltre 1000 metri quadri, la nuova showroom Mondocar di Nerviano, alle porte di Milano, è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo. Dai ricambi all'abbigliamento, troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi, ai migliori prezzi di mercato. Uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone, tra cui anche l'area usato, la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio. Squadra corse. Inoltre, su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo. Non hai tempo di passare in negozio? Seleziona consegne in pista. Potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile Mondocart. Tutto, ma proprio tutto e subito. La pista South Garda Karting di Lonato è un tracciato di fama mondiale, dove i più grandi campioni di questo sport si sono sfidati. L'impianto permette anche ad amici ed aziende di potersi sfidare in pista con dei kart a noleggio, divertendosi in modo adrenalinico e sicuro. La pista si trova a Lonato ed è situata a 1 chilometro dall'uscita di Desenzano del Garda sulla A4. Ciao a tutti, sono Davide Forè, 5 volte campione del mondo. Ho cominciato anch'io qua. Se voi volete diventare come me, campioni del mondo, dovete cominciare qua a South Garda Karting. Prenota la tua sfida, collegati al sito www.southgardakarting.it. Le telecamere di GoCart TV sono entrate all'interno dell'innovativa Scuola Superiore Tecnica di Gorgonzola in provincia di Milano e nella puntata di questa settimana vi racconteremo, grazie al direttore generale Carlo Zanoni, quali sono le grandi ed originali attività che gli oltre 500 alunni svolgono all'interno dell'istituto. Nel corso di questa puntata daremo spazio anche ai docenti che insegnano in maniera molto professionale ai propri alunni alcune attività, tra cui la meccanica, carrozzeria, lattoneria, preparazione motori, karting. La passione per il kart è una passione che è insita un po' in tutti gli adolescenti e noi in questa scuola abbiamo cercato di dare uno sbocco a questa passione in concreto. I nostri ragazzi sono coinvolti per diversi mesi, iniziano a gennaio con recuperare quello che è avanzato dall'edizione precedente del torneo, smontando i kart, verniciandoli, pulendoli, preparandoli e acquisendo un pochettino di tecniche della competizione vera e propria dei kart. Poi, ormai consuetudine da diversi anni, noi organizziamo questo torneo che ha preso il nome Augustus, coinvolgendo altre scuole simili alle nostre che provengono dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, in un torneo appunto che svolgiamo in 2 giorni. Quest'anno e anche già l'anno scorso, a dire il vero, ci troveremo a Lido di Jesolo alla pista azzurra. Bellissima pista, 2 giorni sicuramente. Io, tra l'altro, stanno andando anche le immagini, ho visto qualcosa, gli alunni si divertono in maniera strepitosa. Dovete sapere che Carlo, io l'ho conosciuto questa mattina, un pozzo di idee, cioè ne inventi una quasi al giorno per i tuoi alunni. Sì, allora diciamo che quello che muove tutto è proprio la passione e la voglia di dare degli sbocchi a questi ragazzi che altrimenti finite le 6 ore di scuola poi
difficilmente trovano delle passioni. La nostra è una scuola che è un centro di formazione professionale, questa è la definizione tecnica, raccoglie quei ragazzi che solitamente non hanno grandi ambizioni di studio, quindi che puntano a terminare il loro percorso scolastico dopo 3 anni con una qualifica professionale e, diciamo, un posto di lavoro in tasca abbastanza sicuro. Qualcuno poi prosegue per un quarto anno, un quinto anno, però ecco, l'obiettivo è quello di stimolare questi ragazzi al fare, a impegnarsi, a dare il massimo, e credo che la competizione, in particolare quella dei kart, riesca a dare immediatamente dei risultati a chi si impegna. Come avete sentito dalle parole del direttore generale Carlo Zanoni, all'interno della scuola dell'Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola si trova tutto. Se avete una passione per il mondo del motorsport e non solo, perché qui si fa anche carrozzeria, elettrauto, meccanica, è la scuola indicata. È la scuola davvero indicata, anche perché, e qui arriviamo al succo, oggi trovare lavoro in giro per l'Italia è davvero difficile. Tramite questa scuola non dico che si è quasi sicuri di andare subito a lavorare, ma ci sono degli esempi, X esempi, che ci fanno dire che la facilità è abbastanza importante. Sì, noi puntiamo soprattutto per far capire ai nostri ragazzi che il lavoro bisogna crearselo e cercarselo. Alcuni nostri ex studenti sono qui oggi a fare docenti perché hanno aperto un'autofficina piuttosto che hanno aperto un'officina in cui fanno elaborazioni. Quindi ecco, lì è il nostro successo, lì ci sentiamo veramente di essere riusciti in qualche cosa di importante. Tutte queste attività, i kart, piuttosto che la programmazione dei robot, piuttosto che un negozio di eBay, il giornalino scolastico, sono tutte attività che noi facciamo per stimolare i ragazzi a dare il meglio, per essere un pochettino imprenditore di se stessi. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ragazzi, non aspettate che il lavoro arrivi, andate a cercare, andate a crearvelo. Devo dire che i nostri ragazzi, con l'opportunità di fare il tirocinio, quindi anziché frequentare la scuola, andare direttamente in officina, già 200 ore quando frequentano la seconda, 400 ore quando frequentano la terza, vuol dire dargli la possibilità di presentarsi bene nel mondo del lavoro, farsi apprezzare per il loro impegno, per le loro capacità, e quindi devo dire che sono agevolati proprio da questo meccanismo che è tipico della formazione professionale per trovare lavoro e inserirsi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che spero venga recepito da tanti genitori che magari non sanno ancora bene che scuola far fare al proprio figlio appunto nelle superiori, finita la terza media. Carlo, sei stato gentilissimo, noi adesso faremo un giro con le nostre telecamere per la scuola, vogliamo andare a vedere i laboratori e quindi consiglio a tutti i telespettatori di rimanere con noi, sintonizzati su GoKart TV. Un laboratorio non lo potranno vedere perché, come hai visto, quando sei arrivato qui ci sono le ruspe che scavano, stiamo ampliando l'edificio scolastico per creare la cucina, dall'anno prossimo partiamo anche col corso dei cuochi, quindi chi viene da noi, viene poi al torneo dei kart, mangerà quello fatto dai propri compagni di classe. Non so se è un messaggio positivo o negativo, però insomma, chi ama il rischio può sceglierci anche per questo. Ecco Carlo, adesso basta, fermati un attimino perché qui se no diventa veramente, farai 1000 alunni tra un paio d'anni altrimenti. No, adesso ci fermiamo perché come dicevo prima un elemento fondamentale è essere un buon padre di famiglia, va bene le famiglie allargate ma qua diventiamo veramente troppo grandi. Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it.
ASI Go Kart Show 2014, la rievocazione storica della Coppa dei Campioni, andrà in scena a Jesolo dal 16 al 18 maggio, il più importante evento nazionale a partecipazione straniera di modelli d'epoca. ASI Go Kart Show 2014. Per avere tutte le informazioni su questo imperdibile evento e per scaricare la scheda di iscrizione, visitate il sito asifed.it. ASI, Automoto Club Storico Italiano. Inseguiamo emozioni, certifichiamo passioni. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. E dopo aver sentito le belle parole di Carlo Zanoni, siamo arrivati nel punto saliente, come vedete alle mie spalle, di questa scuola, ossia i laboratori. Qui i docenti insegnano go-kart, a riparare go-kart, a riparare le macchine, a intervenire sulle parti meccaniche e una zona dedicata alla carrozzeria. Quindi ora, grazie ai docenti, appunto, che insegnano queste bellissime e sicuramente interessanti attività, capiremo meglio cosa gli alunni apprendono da questa bellissima scuola. Rimanete con noi. Eccoci finalmente nella zona calda, caldissima di questa scuola, dove gli alunni si divertono e imparano davvero un mestiere. Una delle pochissime scuole a dedicarsi al karting in maniera professionale, e bisogna dire un grande grazie oggi a Valerio Fontana, che insegna ai propri alunni un po' come si mettono le mani su questi go-kart. Certo, noi iniziamo ai meritevoli, li smontiamo, li revisioniamo tutti e poi a fine stagione andiamo a fare la gara con le altre un evento con le altre scuole. Ecco, sicuramente il trofeo Augustus di cui ci parlava prima Carlo Zanoni è un po' il fiore all'occhiello di questa scuola, e non solo, perché sappiamo che ci sono altre scuole che si sono unite a questo progetto che comunque nasce da voi. Questo è il quinto anno che facciamo, e con le altre scuole della Lombardia, Veneto, cerchiamo di fare una piccola competizione fra amici. L'importante è vincere. Sempre. Ecco, e qui cos'è che viene spiegato realmente? Qual è lo scopo del kart? Viene spiegato il telaio, come funziona nelle curve, nel rettilineo. Viene spiegato l'assetto, la convergenza, divergenza, la campanatura, come una piccola macchina da corsa. La macchina da corsa c'è il telaio, gli ammortizzatori, sospensioni. Questo non avendo né sospensioni, ammortizzatori, è molto più difficile metterlo a punto. Quindi qui si spiegano davvero le tecniche del racing. Del racing. Sicuramente quindi gli alunni penso che siano molto contenti, certo, di questo. Certo, questa è una cosa, è una soddisfazione personale. Prima di tutto, e poi le competizioni, siccome che la vita è tutta una competizione, iniziamo dai bambini a far competere nella vita. GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.